E pura vita ragazzi, benvenuti nuovamente su Batman Arkham Origins. Continuiamo dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo, dove abbiamo pestato Copperhead che ci ha avvelenato e adesso stiamo cercando tutti i bastardi che stanno facendo la riunione per farci il nostro culo. Dobbiamo andare in un punto alto, mi sono già avvicinato più o meno alla zona dove dobbiamo andare e dobbiamo andare là in alto, quindi forza e covaggio. Perché non ti aggrappi? Non vuoi aggrapparti? Il maledetto Batman? Più in alto Batman mi sa, eh? Ok, o forse qua va bene. Ci siamo. Ora devo seguire il segnale fino alla sua posizione. Pare che Joker abbia riservato il Royal Hotel. Ma perché la SWAT sta facendo la vigilanza? Devo capire che cosa sta succedendo. C'è un maledetto. La SWAT sta controllando la zona, dici? Ma io vado sopra. Questo non è sopra, Batman. Devo passare da di loro per forza? Batman, vai zitto, toh, alla bocchetta. Non è con noi che ce l'hai, dice, no, il coglione. Allora, non attaccarmi. Oh no, ragazzi, che dite? Forza, andiamo. Parcheggio hotel. Sarà pieno di bastardi? No, dai. E qua. Allora, mi serve qualcosa che toglierà. Signorino Bruce, Joker ha preso una stanza al Gotham Royal? È dentro. E la SWAT fa il lavoro sporco per lui, tenendo Gordon e la stampa ben lontani da quello che sta architettando qui. Brandon non capisce che non è Maschera Nera quello con cui lavora. Se ne renderà conto quando porterò dentro Joker. Una trappola gigante. Spero che non si lascerà dentro quando deciderà di provarlo. Nah, penso che alla banca sia solo andato un po' su di giù. Stiamo andando? È un disastro qua. È proprio lui. Ma io ho fatto KO doppio intanto. Ma va bene, non farlo, eh. Ho solo creato la metà dell'epico che poteva essere, Batman, complimenti. Levati dai piedi! Vabbè, qua è così, no? Che funziona, ok. Fuerte! Aha. Vediamo se è vero. Royal Hotel. Persi. Aha. Questo toglie la tensione. E questo comporta che adesso... Si apre la porta? No. Ho visto un aggancio. No. Ma c'era il cavo? Io posso andare su.
scusami. Vogliamo scherzare? Batman, dai. Cadermi in basso così. Molto bene. Perché la gente è morta in denaro? C'è da dire che considerando che sto giocando il 20 dicembre è giusto la canzone. Non ancora, perché? Pare che ci sia una camera di sorveglianza nella hall. Potrebbe individuarlo con le telecamere. Ok, ci proverò. Come lo prendi quello? Qui ci sono esplosivi a sufficienza per abbattere l'edificio. Mi domando quali altre sorprese troverò. Cazzotti troveremo, Batman. Tanti. Secondo me non ha nessuna intenzione di pagare. Non affida uno degli assassini, uccide Batman, il capo lo fa fuori e si tiene il malloppo in banca. Sì, to' la mano. Silenzio. Devo entrare nella camera di sorveglianza. Non sapevo che avessimo il potere di chiamare i pipistrelli. Dove stiamo andando? Qua? Ok. Penetra dispositivo. Forza. Vai. Occhio spia, vai. Devo entrare nella camera di sorveglianza e cercare Joker. Vai. Fammi sognare Batman. Eccola. Amici, assassini. Bane. Benvenuti alla prima valutazione trimestrale di produttività. Come vedete qui, le morti di Batman sono ben al di sotto delle proiezioni. Nessuno vede i capelli verdi dietro? È una cosa a cui noi dobbiamo rimediare. Guarda come gioca il Free Fire. E per noi intendo voi. Capito, Mr. Kyushoner? Chi diavolo sei tu? Sono quello con i soldi e con la pistola. Perciò, quando vi assumo per uccidere Batman? Chiudete il becco e uccidete Batman! Nient'altro di cui vorreste discutere? Proprio come immaginavo. E Bane è questo andato a casa a cuccia. Casualità. C'è finito in faccia. Finito, sai, finito. A Bane non lo spingi così, però. Questo dolce è fantastico! Chi ne vuole un pezzo? Bene, la seduta è tolta. Andatela fuori e uccidete Batman. Sì? Datti una mossa, ragazzone. No, ti sta venendo a cercare. E quando arriverà, io lo farò fuori per bene. Perciò tu aspetti. Beh, scommetto che sarà interessante. Whee! Whee!
Prossimo è Bane? Ha senso che sia Bane. Quel montacarichi dovrebbe portarmi al soffitto facendomi uscire da qui. Forse i guanti di Electrocutioner possono ridare potenza alla piattaforma. Cos'hai preso? Ostia! Ok, adesso pestiamo come una bestia, no? È quello che mi stai dicendo? Dov'è il montacarichi? Sorry. Questo? Vamonos! Sei 5 a Brande, sei 3 ha visto Batman nell'edificio. Ottimo, che mi dici di Gotham? Nessuna traccia, non hai idea di quel che sta succedendo qui. Bene, voi adesso preparatevi a muovervi quando arrivo. Me ne devo dare ancora? Per un cazzo quel montacarichi comunque mi sembra, capo. Joker, sir? Sì, si trova nell'attico. Vedo che ha beneficiato del mio consiglio. Di nuovo. Non ancora, non sarà facile prenderlo. I montacarichi sono fuori uso e ci sono uomini di Joker ovunque. Non dubito che troverà il modo di salire là. Sì. Presumo di sì, sai. Quando è che possiamo ammazzare gli altri? Joker ha detto di uccidere i dipendenti. Come mai? Joker ha messo tutti all'opera per ridecorare questa bella dimora. Per chi pensi che non ci credo. È una cuccia, pagliasso. Questo è farsi pestare. Guarda, guarda cosa ha portato il pipistrello. Sai che sei un po' in ritardo per la cena? Per tua fortuna il tuo caro amico Bane si rifiutava decisamente di iniziare senza di te. Preferisce i piatti che si servono freddi. Allora, Bane, a quanto pare, è il prossimo che verrà pestato. O così dicono. La teoria era quella. Affanculo. Morto! Hai appena fallito come Batman. Ti prego, non farmi male. Al contrario, ti aiuterò. Ok, ti prego. Hanno i miei amici e li tengono in ostaggio all'Overview Bar. Dove si trova? Il bar sospeso, quello fra le torri. Io ho capito, ma... Fa presto, quelle persone non hanno molto tempo. Ma neanche te se non fai quello che ti dico. E ci serve qualcosa. Eccolo qua. Vediamo. Abbiamo due dipendenti salvati per te e... Cielo! Sono ancora in enorme vantaggio nella colonna di quelli uccisi. Hai ragione. Quelle bellezze sparse in giro sono una vera tentazione, ma non puoi farci un regalo. Non è roba per te! Su, coraggio! Non sentirti trascurato! Ho un regalo speciale per te, proprio qui!
ed hai fasciato inoltre 180 kg di muscoli. Oh. Ciao. Oh, oh, Batman, presto! Stanno per sparare a qualcuno! E pare che si tratti di te! La mamma dei cretini è sempre incinta! Penso che posso metterla fuori uso, in realtà. Non così, ma... Ma che disdetta! Per te, ovviamente. Per me, è solo un gran divertimento! Fai la tua morte! Toma, pagliasso, ma Italia... Ma dove prova, Saionis, queste persone? Le sparano tanto grosse e poi li leghi alla prima sedia elettrica e strillano come ragazzine. Fidati, ho fatto le mie ricerche. Devo arrivare in cima a questo condotto di ventilazione. 6-2, bravo. Maschera nera, risposto? Negativo, non una parola da quando è entrato nell'edificio. Quel bastardo di Saionis, se tu devi ignorarci. Che mi dici di Gordon? L'abbiamo messa a indagare sulle frazioni nel Luna Park abbandonato, ma pare che abbia Vicky Vale alle calcagna. Dannazione, ci sono quasi. Dai. Tranquillamente. No, vero. No. Sei sicuro che per passare qua? Che ne dici di venire di... Dai, zitto, stai. È un chilo di pesce questo, eh? Un bel tonno. L'altra sembra più secondaria di questa, vero? L'altra è per spegnere tutto. Oh no. Incredibile. Si sono davvero superati con questo attico. In bagno ci sono tre tipi di sapone. Cioè, chi ha tanto tempo libero per lavarsi? Di solito io salto nella prima vasca di acqua. Tanti saluti. Cos'è questo? Ti piace come ho ridecorato? lo so, è un po' troppo. Cosa posso dire? Tendo a farmi prendere la mano di tanto in tanto. Ah.
qui è quasi pronto. Ma bisognava proprio testarla sui nostri ragazzi. Hai riso quando il primo è iniziato a strillare. Bueno. Da dove provenga tutto questo? Ma ho fatto un buon affare con una barca abbandonato. Dovevi vedere che faccia ha fatto l'agente immobiliare alla stretta di mano finale. Non ne vedo altri comunque. Non ne vedo altri, ragazzi. Amico. No, dove vai? Buco legale? State. Ben tentativo, ma da lì non si esce. Immagino che dovrai aspettare finché non inizierò a mandare gli ospiti dell'hotel. Noia! Perfetto. Sei ingegnoso. Ora gioca pulito. Non costringerti a sequestrare quella cintura. Non ancora, ti prego. Questo mi piace chiamarlo il gioco del silenzio di Joker. E ho la sensazione che quel povero uomo perderà urlando a squarciagola. Provassi a tirarlo fuori, rimarrebbe folgorato. Non resta che stare al gioco. 1, 2, 3, 4. Uno, due, tre, quattro. Ce l'ha fatta, oddio, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, sì. C'è una cosa su cui devi lavorare, una piccola cosetta. Il tuo senso dell'umorismo. Stanotte non hai sorriso nemmeno una volta e sai come si dice? Un sorriso al giorno toglie il becchino di tutto. Attenzione. Potenziamento, un attimo che lo guardiamo. Nuovo. Doppia mossa speciale. Doppia mossa speciale. Ovviamente. Scusami un attimo, ho fatto sparare all'architetto. Vieni qui, ragazzi. Ti prego, no. Allora, obiettivamente i guanti folgoranti saranno una cosa che useremo. Non potersi sfuggire, eh? Vi prego, no! Forza, torniamo al bar. Perché mi... Punto stai.
Al bar lui non viene. Tu chi sei? Sono un amico. Ce ne sono altri. Hanno i miei colleghi. Li stanno costringendo. Non temere, li prenderò prima che accada loro qualcosa. Ok. Fai presto. Va bene. Ci crederemo. Credi in me. Batman non si fa vedere. Va bene se questi li freddiamo. Sì, dannazione. Facciamole basta. Dice che possiamo ucciderli. Ehi, siamo in TV. Ciao, mamma. Ehi, Dick. Vieni qui. Filma un po' questo. Mi sono arrabbiato. Folgoranti, vediamo cosa mangia. Chi mangia cosa? Gli ostaggi sono al sicuro. Ora devo correre all'attico e fermare Joker. Vai. Pronti. E sto ingresso. Quando sei stronzo è così. Bane, aspetto te io. Dove sei? Vamos. Ok. Ben dov'è? Non ho mai visto nulla di simile. Il timer delle bombe è impostato sul 31 dicembre. Dovrei riuscire a disinnescarle con il sequenziatore criptografico. Oh no! Hai trovato le bombe, pupazzo! Inizieranno prima. Santo cielo. Ora per me. Stai ancora filmando? Sì, siamo ancora in onda. Qui Vicky Vale, in diretta dal Gotham Royal Hotel, dove è appena avvenuta un'enorme esplosione. Pare che lo scoppio abbia sbalzato Batman fuori dall'edificio e che sia rimasto appeso al nostro elicottero. Ma adesso scendo, tranquilla. Diversi uomini armati sono accorsi sul terrazzo. Quelli ci sparano. Dopo anni di avvistamenti sporadici senza registrazioni video, questa sera abbiamo visto Batman due volte e l'abbiamo persino filmato. Che sia l'inizio di qualcosa di nuovo per il misterioso vigilante? Intende diventare una figura pubblica? Una cosa è certa, dopo quello che gli ho visto fare stanotte, tutti quanti in città sentiranno parlare di... Toma, 200 volt in faccia. Coglione. Li ha fatti fuori tutti. Ho visto l'esplosione al Gotham Royal in TV. Gli ospiti dell'hotel sono al sicuro? No, non lo sono. Sir, si sente bene? La sua voce... Sto bene, Alfred. Ho affrontato degli psicopatici in passato, ma questo... Sir, le raccomando di contattare il capitano Gordon. Sarebbe un prezioso alleato per lei. Non ho bisogno di alleati. Giusto. Giusto, Bratan, bravo. Credo che gli uomini di Joker sono stati eliminati. Ottimo lavoro. Branden 6-4, mi trovo al Royal. Qualcuno ha avvistato Batman? 6-4, va verso l'attico per incontrare Saioni. Bene, quando scenderà saremo pronti per lui.
mettetevi in posizione. Eccolo qua l'attico. Trovato attico. Un'ora ci ho messo. Sei giusto in tempo. È mio, pagliasso. Ricorda, mi hai dato la tua parola. Tu hai un minuto. Esistono buone maniere nel posto da dove vieni? Vedi? È una tradizione di casa mia. Ognuno apre un regalo la vigilia di Natale. Che mi dici di... questo? Bianco Natale, Parco il Divin! Quante morti ho appena causato? Nessuna, credo. Quello era solo un pensierino. Un cantiere edile che mi bloccava la vista. Ma questo non lo è. Lo so come regalo. Mettiti con qualcuno della tua taglia, no? Ho atteso a lungo questo momento. Con la tua morte troverò la pace. Che stecche ci sta tirando questo. Non la spalla, eh. Mi sta rompendo la schiena. Ma vieni giù però. Oh, eccolo. È grosso, guarda. Adesso è il momento che tutti voi stavate aspettando. Vi presento la morte di Batman. Vediamo. Dai, quello cattivo così. Le punta, vieni qua, pagliasso. No, eccolo che inizia con le droghe. Maledetto. Vale però così, amico. Ostia. Ma scusa. Là, Batman. Vai! Stacca! Eccolo lì. Ah, ma che stecca che c'ha appena tirato. Esatto. E quello è rotto. Tomela, pagliasso, che passò. Sir, non resterò a guardare mentre si toglie la vita. Chiamo il capitano Gordon. Alfred, no! Sai bene quanto soffrirà Gotham la pena che avrò abbattuto. Ragazzi, possiamo darci una mossa? Vedo che sia di lottare. E ora distruggi la cazzotti. Ok. Gordon,
Gordon è partito, sir. Dovrà tenere a bada Bane finché non arriva. Ok, no problem. Tutti a bordo dell'espresso Bane! Questo è l'espresso Bane, papà. La casa era in silenzio. Nulla si muoveva, neppure un... un pipistrello si muoveva, ma con un altro paio di colpi in testa dovrebbe piantarla. Quando avrò finito con lui, dirò da te, maiasso loco. Sarà bene nuovo. Bane è il nostro uomo. Se non può farcela, gli spara. Ma schiva dal lato giusto, per favore, se no. Anch'io. Mi tocca! Dai, staccagli le spine. Al maledetto. Signore e signori, ecco a voi. Altra carne da cannone. Oh, e dai, almeno combatti come si deve. Che siano soldi ben spesi. 50 milioni. Bastardo. E si droga ancora. Quanti tubi hai nel culo tu? Non vale. Vieni qua. A quanto pare è finita. È stato bello conoscerti. Anzi, per niente. Mi aspettavo fossi un avversario più degno. Le stai prendendo come un coglione. Non venire a fare il figo a casa mia. A fare il coglione a casa mia, eh. Ma sti stronzi, andiamo a casa? Sì, vabbè, ma cosa... Sta succedendo? Il tuo tempo è appena scaduto! Coglione! Stai indietro! Ripeto, stai indietro! Faccia terra oppure saremo... Ecco, questa sì che è una festa! Questo tetto diventa rischioso. L'hai fatta franca. Ma dove ti illudi di poter andare? Ostia. Come sa che l'avremmo salvato, eh? Oh, torni per il bis, eh? Ragazzi, è lunga la caduta, eh? Ah, ecco. Perché mai l'hai fatto? Ultima ora. Sono io quello che cerca di ammazzarti. Quelli erano due uomini molto, molto cattivi. Oh, le cose che hanno fatto. Non vuoi nemmeno saperle. Meritavano di morire. Proprio come me. Fermo! Fermo, mostro! Credo ce l'abbia con te.
Fammi indovinare. È scappato. Come si vede che sei un detective? Portatelo a Blackgate. Dove è andato? Eh? Chi? Batman, il tuo partner. Il mio partner? Gli altri salterebbe giù da un palazzo per salvarti la pelle. Lo sai, agente? Mi domandavo anch'io la stessa cosa. Che cosa vorresti dire? Proprio tu dovresti saperlo. Non c'è nulla di più crudele dei ricordi. Con quelle piccole folgori appuntite, imbucati indesiderabili che strigliano nelle tue sinapsi. Inevitabili, implacabili, tutt'altro che amichevoli. Non puoi nemmeno rifugiarti nella follia. E poi incontri qualcuno che cambia la tua vita. Come? E senti di non sapere nemmeno più chi sei. Non è buffo che un piccolo incontro sia in grado di spaccare frammenti del tuo passato, deformando i tuoi ricordi, la tua persona? E hanno fatto anche il movement set personalizzato. La tua intera identità. Non copia e incolla Batman, eh? E mentre realizzi quanto è assurdo tutto questo, le tue risate risuonano fra le mura della tua stessa vacuità. Anche roba. Vabbè, avrò bisogno di più dettagli. È bellissima qualche sta associazione cosa. Di parole. Mi pare delizioso. Ma adesso basta, devi finire l'episodio. Tipo? Ok, ancora uno. E questa volta voglio che tu sia serio. Fato. Vuoi sapere una cosa divertente? Pensavo che il fato fosse malvagio. Predeterminato non da un'entità superiore, ma dalle regole della natura umana. Ma stanotte tutto è cambiato. Cos'è cambiato? Hai mai avuto la sensazione che tutta la tua vita sia stata programmata in attesa di un solo momento? È così che ti senti? Beh, ora sì. Ho capito che tutte le battaglie, i giorni negativi, le violenze erano frutto del lavoro del Allora adesso consideri il fatto diversamente. Assolutamente. Ora capisco. Non ci sono incontri casuali. Tutto accade per un motivo. Tutto mi ha ricondotto alla persona che ho incontrato stanotte. Allora hai incontrato una persona speciale? Sì. E posso dire che tutto è cambiato. Tutto? Certamente. Capisci in che razza di mondo ignobile viviamo? Quanto ci sentiamo soli a farci strada tra la miseria e la malvagità? Beh, sì, siamo piuttosto soli. Ovviamente, tu. Io dovrei tagliare l'episodio. Anche in una folla di altri pazzoidi siamo così soli che possiamo picchiare e urlare fino a sgolarci. Tanto non interessa a nessuno. È come se nemmeno esistessi. Mi sento intrappolato in un percorso che non porta da nessuna parte. Solo verso il vuoto! Ma... Ora ti senti come se dalla tua parte ci fosse qualcuno che condivide il viaggio con te. E come ti fa sentire la cosa? Horny! Mi sento alla deriva.
grande, come se qualcuno avesse tolto il tappo alla realtà e io venissi risucchiato verso qualcosa di totalmente nuovo. È davvero esaltante. Non puoi nemmeno immaginare cosa si provi, lo so. Io potrei. Puoi raccontarmi meglio come ti fa sentire questa persona? È come aver incontrato qualcuno che capisco pienamente. E credimi, mia cara, non mi sono mai sentito così. Tu mi capisci? Sei una persona che non ha paura di lasciarsi andare e cadere. Caduta libera! E non ho il paracadute. È tutto così improvviso. Sì. Sì, lo capisco. Oh, non avevo dubbi. Allora, posso chiederti chi è questa persona? Oh, una persona molto, molto speciale, il cui vero nome non mi è dato ancora conoscere. Mi chiamo Arlene. Arlene Quinzel. Ma che bellissimo nome. Gli amici ti chiamano Arlene. Oh, non ho molti amici. Arlene. Ora ne hai uno. Eppa. E adesso basta che devo chiudere l'episodio. Perché se no tagliano su bestemmia. Basta, che devo andare al lavoro. Ultimo, sono quello che cerca di ammazzarmi. Vabbè, facciamo così, ragazzi, lo lasciamo qui. Da qua andiamo avanti nel prossimo capitolo. Quindi vi dedico pura vita, un bacione e ci vediamo nel prossimo. Scusate se rimaniamo così attaccati nel dubbio di quello che sta succedendo, ma nel prossimo capitolo lo scopriremo. Quindi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.